Amati della Palla Spicchi, buonasera e ben ritornati a Palla CBL Arena, come ogni maledetta domenica. Più forti della profezia dei Maya, più forti delle nevicate, sono ancora qui i Big Three. Joe Manfrini, naturalmente coach Ferré. Ciao a tutti. E Papa Patrick alla manovella. Oggi si affrontano corno di rosazzo, l'ho detto bene, mi sono preparato in settimana. Perfetto, attenzione alle rime. Attenzione, attenzione assolutamente. Quindi viene annullato questo primo tentativo di canestro e viene fischiato dopo 7 secondi primo fallo a piazza. Attenzione a Tonetti, il funambolo. Con il rosazzo che presenta numero 7 Tonetti, numero 10 Nanut, numero 13 Vidani, numero 18 Zambone, numero 14 Ferrari. Quindi quintetto base e partita che vale quasi un posto al sole. La qualificazione playoff, coach. Ebbene sì, mancheranno poi ancora 13 partite, ma le due squadre sono appaiate. All'andata Corno di Rosazzo si era imposta 92-86 e quindi vincere per più di 7 punti magari sarebbe vittoria doppia. L'ottimo, rovesciare il risultato dell'andata sarebbe non plus ultra. Va a segno Corno di Rosazzo in questo momento dopo i primi 50 secondi di gioco. Ricordiamo che Corso Volpino è reduce di una vittoria importantissima contro una big del campionato. Monticelli e Brusati, che qualcosa gli sarà bruciato, penso, dopo la partita. Sì, più Brusati che Monticelli, sì, sì, a casa loro, tra l'altro, una vittoria un più 16, giocando benissimo tutti quanti. Sì, 91 punti, penso 65% di media a tiro da 3, con 5 persone, 5 giocatori in doppia con più di 10 punti a testa. È una prestazione, diciamo, superlativa. Sì, come superlativo il modo in cui l'attacco di Corno di Rosazzo taglia come il burro la difesa di Costa Volpino, che è partita un po' molle. Pareggia in questo momento Gugi Furlanis. Non ditelo a Furlanis. Importantissimo il suo rientro dopo l'infortunio, si vede. Assolutamente, una pazza Vivigas, perché comunque ha sprecato le occasioni in casa con Urania. Anche Milano, con Bassano, una partita dominata e poi l'ultima partita negativa casa, con l'Eco veramente, che poteva proiettarla già verso altri lidi, i playoff. Assolutamente sì, qui Guerci sbaglia un canestro facile, non da lui, Baroni si impossessa della sfera. Assolutamente. E richiama. Piazza Scutiero, se non derby per loro, Corno di Rosazzo da Udine. Vediamo, niente, pensa piazza in penetrazione, si arresta, tira, niente, molto bene, 4-2 in questo momento. E dopo, questo chi lo segni? Lo segna Furlanis o la piazza? L'aveva toccata? No, beh, il tiro sicuramente era già quasi dentro quello di piazza. Si prende il tiro da 3, il numero 7, Tonetti. Bravissimo Baroni su Ferrari, lungo aggiunto di Corno di Rosazzo. Attenzione alla zona. Ecco la palla gira, la palla Gugli Furlani sotto sul piede del capitano Guerci. Tutto da rifare. Sempre 4-2 per Costa Volpino e rimessa in zona d'attacco. Costa Volpino che è partito più deciso rispetto all'ultima apparizione. Sì, 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 ti do ragione. Più intensità in attacco, in difesa, più corsa. Dal suo ufficio, intanto Guerci si svita a sinistra, gancione di sinistra, non va, niente, pallone recuperato dal Corno di Rosazzo. E quindi è lunga. Sta tornando. È Nanut che cerca, passaggio a una mano, fallo fischiato al numero 9 Furlanis, secondo fallo di squadra e primo fallo personale, due tiri liberi. Stanno insistendo molto su questi giochi, si fidano molto di Zamboni, che tra l'altro è il miglior rimbalzista del campionato, con 10 rimbalzi a partita, leggevo. Ma passaggi anche rischiosi, però finora gli ha dato ragione Zabon. Pensa che avevo, quando andavo alle elementari, avevo un ragazzo, un compagno di squadra, si chiamava Zabon. Sarà lui? Chissà se è lui. Direi di no, vista la mia età, una grafica, però però era alto anche lui, deve essere una caratteristica genetica, se no si chiamerebbero Zambini, non so. La palla gira sul perimetro, la palla sotto al capitano Guerci, pensa al ribaltamento, avviene per Drigo che spara da 3, primo ferro, rimbalzone ancora di Zambone. E nel dire Drigo penso Pignalosa, che è accomodato in panchina, spero sia una scelta tecnica e non
una questione infortunistica. No, si sono allenati regolarmente settimana, quindi penso che sia una scelta tecnica. Sarà l'arma letale magari per rompere eventuali equilibri. Che sappiamo, se viene armato Pignalosa col suo tiro da tre, sono un po' cavoli amari per tutta la difesa. Passo in croce, sì. Ragazzi, mettete Cineteca. Bellissima. Consistente, ma anche i primi due tiri che aveva sbagliato erano stati molto ben costruiti. Si lavora bene Guerci la difesa. Ecco, vediamo che anche rispetto alla partita, l'ultima partita in casa con Lecco, viene cercato molto Guerci da sotto, che ultimamente invece aveva giocato due metri magari più. E mi era anche piaciuto, anche in quella nuova posizione. Comunque in questo momento secondo me è ottima la sua posizione, fa malissimo la difesa. Il punteggio intanto è 6-5 per il Costa Volpino dopo 5 minuti di gioco. Perde Piazza, la palla ingenuità. A Piazza che la spara sui piedi dell'avversario, quindi transizione per il corno di Rosazzo, la palla al numero 7, niente, arriva il rimorchio, spara da 3 il numero 10, ma Nanut. Una transizione un po' così, un po' macchinosa, meglio per il Costa. Quindi Gugi Furlanis, partenza del Baronetto, il Drigo, arresto tiro, la palla vibra sul canestro. Con sul decisione, canestro. Decisione, equilibrio, mi è piaciuto. Drigo anche lui fondamentale nella vittoria con Monticelli, un giocatore che mi piace molto. Duttile. 85, bellissimo passaggio per il backdoor del numero 14 Ferrari. Ferrari che è stato una vera testa rossa come la sua maglietta, votato miglior giocatore della vittoria con Marostica, una vittoria maturata soprattutto in difesa da parte di Corno di Rosazzo, che ha tenuto il punteggio basso contrariamente alla partita dell'andata con Costa Volpino, che appunto è finita con quasi 180 canestri fatti. Intanto Gugi Furlanis finisce il 10-7 per Costa Volpino dopo 5 minuti di gioco. Costa Volpino, ribadisco, molto determinato, una partita molto, mi piace sì. Come viene interpretata in questo momento da entrambe le squadre. Sì, qui viene fischiato un fallo a Guerci che si stava lavorando ai fianchi Zamboni, sinceramente non ho visto scorrettezza, l'arbitro era lì vicino. Sì, vedo anche il papà di Guerci che si sta lamentando in questo momento, per cui... Sì, non si capacita, i segni sono eloquenti. Assolutamente, i figli non fanno mai fallo. Figli su Piezzegore. Anche a 40 anni. Si riprende a giocare, quindi pallaccia per il numero 7 Tonetti, forza l'entrata, supera Baroni. E qui Baroni mi sa che è il secondo. Secondo di Baroni, temo che si è trovato accoppiato male con questo furetto di nome Tonetti. 12,7 di media partita, punti realizzati. Sì, primo fallo personale, comunque sono 4 falli per i locali, quindi per questo Volpino è 0. Per corno di Rosazzo. Palleggia, resta, tiro, si infiltra e riesce anche a segnare con un sottomano. Ma guarda, sono due azioni che adesso Nanut e Ferrari 3 azioni fa che secondo me hanno commesso infrazione di passi. Ferrari in partenza, Nanut adesso. Non lo so, mi è sembrato un po' macchinoso il movimento. E da casa sua... Il capitano Guerci. Guerci fa perdere le sue tracce, tutti se l'aspettavano nel pitturato, si è allargato un momentino, ce l'ha. Lo cercavano sugli schermi radar del pitturato, invece si è appostato appena fuori su una, su una pista al di fuori. Poco battuta, neve fresca. Dentro fuori, rimbalzo per Tonetti che va a cercare il canestro, non riesce. Nel frattempo è entrato Pignalosa. Eccolo. Vediamo se ci scalderà. Con un bel tiro da tre viene fischiato un fallo al numero 13. Primo fallo di Corno di Rosazzo. Vidani. 13 Vidani, sì. Mentre è pronto un cambio per Corno di Rosazzo, entrerà il numero 9. Minussi. Deve essere. Minussi che Riccardino. Da minuti di assoluta qualità è uno dei pochi che entrano in rotazione per Corno di Rosazzo. Gioca sia da 4 come stasera che da 5, sarebbe il cambio di Zamboni. Esattamente, quindi prime rotazioni, si prende il tiro Piazza e lo piazza. E allora, nomen omen. 14-9. Costa Volpino molto determinato, molto efficace in attacco, cose semplici. Niente da dire, riceve sì. Sotto il neon tretto, va nell'uno contro uno, niente, la palla viene buttata fuori per
numero 7 Tonetti, si prende questo tiro da 3, spingardata che finisce nel fallo laterale. Sì, Tonetti 2:49. Non si è ancora attivato come sa. Meglio? Sì. 2:48 al termine di questo primo quarto, 4:19 per Costa Volpino. Pignalosa cerca fuori da blocco Piazza, viene servito sotto il baronetto in post basso, si svita e la mette e ha il primo tiro. Movimento Dino Meneghin, valeva sul perno, si allontana, fronteggia il canestro, non vede mani, un leggero step back e intanto si prepara sul cubo del cambio per Costa Volpino. Terminator CCV, che mi hanno detto essersi preparato molto bene, ha fatto una buona settimana di allenamenti, quindi più minuti per lui in campo quest'oggi. Assolutamente necessario per dare fiato e allungare la vita a Guerci. Guerci che esce osannato dalla panchina. Non è molto contento, come ogni giocatore non è mai contento di uscire, però. Assolutamente, va bene così, che si trasformi in positività. Intanto è entrato anche Scutiero per Costa Volpino, si prende un altro tiro, se lo sentiva il baronetto, niente. Mignussi se l'è lavorato bene. Intercetta su contropiede Piazza, l'assist per Tonetti. Si è messo sulla linea di passaggio e ha chiuso questa transizione avversaria. Ha messo una pezza. Bene, bene, molto bene Costa Volpino, devo dire, anche difensivamente non concede molti spazi. Si chiudono, collassano su questi tentativi di pick and roll, di giochi centrali di Corno di Rosazzo, che non ha ancora trovato soluzioni dal perimetro, quindi per il momento Costa Volpino ha perfettamente ragione a difendere in questo modo. Rimessa in zona di attacco per il Corno di Rosazzo, esce dai blocchi forse il numero 9 avversario. La palla viene ribaltata, si alza il numero 13 per l'estrazione, arresto tiro e va a segno il numero 13, Vidani, sì, Scutiero non è riuscito a recuperare la posizione in tempo, ha cercato da di mettere Pignalosa, un tiro un po' fuori dagli schemi. Si fa perdonare Scutiero con un rimbalzo in attacco, fortunoso. Sì, sì. Ha accelerato un tiro che non c'era necessità, beh. Sul primo passaggio si è preso un tiro che... era giusto per provare a prendere le misure col tabellone a ribaltamento, molto difficile. Arriva il baronetto da 7, lo specialista e time out, segno 19-11. Lo specialista Baroni, 2 su 2 dal campo, minuto chiaramente chiamato da Corno di Rosazzo al baronetto, che sai che oggi è venuto a vedere, ho portato i ragazzi a giocare nell'Under 17 in quel di Mozzo, provincia di Bergamo. È venuto a vedersi la partita, è di Mozzo, abita a Mozzo adesso. Buon segnale. E gli avevo anche detto, alla prima tripla che segni la 3, ti devi girare e segnare la tripla come fanno gli americani. Non l'ha fatto. Non l'ha fatto adesso... e questo non è bene. Questo non è bene, perché le parole date vanno mantenute. Gli tocca segnare almeno un'altra, cosa dici? Assolutamente. Gli diamo un'altra chance. Non so, ha indicato una lettera C, non so cosa voglia dire, forse Costa Volpino oppure... Ah, forse sì. Hai notato comunque l'abbigliamento degli arbitri, sì? Sì, più che altro il colore, vedo che... Arbitri milanesi, Radaelli e Balzarini, di Roe Milano. Radaelli, sì, che mi ricorda il mio professore universitario che mi ha fatto l'esame di chimica inorganica. Inorganica. Hanno gli stessi colori di Costa Volpino e questo potrebbe essere un problema. Sì. Vediamo se riceveranno palla in transizione. Se andranno per il tiro da 3. Un po' di pressione sulla rimessa per il Corno chiamata di la zona, chiamata la zona, Costa Volpino mischia le carte in difesa. Zonona, vediamo, arriva smarcato il tiro numero 13, prende il ribalzo numero 18, Zambone, va a segnare facile. Corno di Rosazzo ha ben ribaltato la palla, Pignalosa e Drigo non si sono capiti e Zamboni ha ringraziato. Poi rimbalzi nella zona, lo sai che sono predas molte volte dell'attacco. Ebbene sì. Si prende il tiro, il primo tiro, one shot, one kill per CCV. Terminator CCV, l'avevo detto che era in forma. Che pare che abbia rischiato in settimana di essere investito da un automobilista. Ah sì, ci hanno raccontato anche questo aneddoto. Invece in scioltezza Tonetti. In scioltezza da 3 segna Tonetti. Da 8 metri quasi, molto tiro molto bello. Tornato in campo Furlanis per Baroni.
ci vede ancora finta il passaggio, per ribalta per Pignalosa, super marcato, ancora ci si vede la media, il secondo stavolta tiro non va fuori. Peccato. E corno 21, si stende. 21-16, ancora da 3, niente, finisce fuori, rimbalzone di Drigo. E di Novitsky ce n'è uno. Siamo alla palla dentro. Ci vede cosa è successo, è stato stoppato. Non ho visto cosa è successo, forse una veloce. Termina qui il primo quarto, 21 Cosovolpino, 16 corno di Rosazzo.